Salve a tutti ragazzi, inizio con la panca stasera, mi sto scaldando adesso, mi sto appena scaldando, ho appena mangiato un po' di verdure, un po' d'uva, ma praticamente niente, quindi preferisco fare prima lo squat, prima la panca, dicevo, perché così digerisco meglio. Sono un po' stressato perché sono tornato praticamente 4 ore fa da un viaggio interminabile e quindi ho fatto un po' tutto alla rinfusa. Se vi piace l'inquadratura, se no la cambio, eh. Ho fatto un'inquadratura dall'alto in modo che vedete meglio la panca anche a tre quarti. Viaggio Coppa sta cambiando idea su di me, ma in che senso? In positivo o in negativo? Ma poi non capisco perché Biagio non mi nomina mai, sempre poliandruz, poliandropia, poligamia, policazzo, non c'ha mai il coraggio di mettere il mio nome, anche perché se vuole fare visual deve usare il mio nome. Allora. Ah, in senso buono, meno male. Stasera devo fare panca, ma non so ancora il programma. Adesso controllo sul pelato PDF. Controlliamo un po' il programma di oggi. Intanto si sente l'audio, stavolta dovrebbe essere tutto a posto perché ho il wireless collegato e questo lo lascio qui. Allora, pelato PDF. Settimana 3 o 4? Non mi ricordo più. Ah, ma Gargiulo non mi ha mandato il nuovo programma. Peppe, Peppe, sei in ritardo. Anche perché oggi è lunedì. Peppe, il programma non me l'hai mandato. Che cazzo devo fare stasera? Che devo fare io la progressione? Siamo in diretta, io ti sputtano, eh. Scrivimi subito quello che devo fare di panca e squat. Allora, io non ho gareggiato, cioè ho seguito il mio atleta ieri sera, meno 120. Riccardo Menoncelli ha fatto argento con 670 kg e ha fatto record di stacco anche incompleta. Se ricordate la gara scorsa aveva fatto la gara singola, record. Stavolta ha fatto 316 kg, gara completa, squat, panca e stacco, e ha fatto il record. Quindi adesso ho dato tutti e due i record meno 120 junior. E farò un video in settimana per far vedere tutta la gara. Ma le spalle le devo allargare. Io in video, ormai l'avete capito, non rendo. Tutte le persone che mi vedono dal vivo dicono che sono il doppio, quindi non fate più commenti sul mio fisico dal video. Tanto vediamo che cazzo devo fare. Alza il volume. Ho un povero infortunato fratturato. Peppe, guarda che siamo in live, eh. Mi devi mandare il programma in live, devo fare l'allenamento con i miei followers. Mandami la panca prima che faccio la panca. Vedi? Siamo in live. Sei in live, mi fai fare brutta figura. Ciao Fabio. Domi, ho una cisti al polso, ma non mi passa. Rimedi? Che ti devo dire? Parla con il tuo medico, mica faccio pure queste cose. Fatemi domande sull'allenamento, non domande su infortuni muscolari. Domingo, che ne pensi della vittoria di Presti? Non lo seguo. Ciao Domi, che ne pensi del 4 giugno? L'hai seguita? Non l'ho seguita. Un buon chalet a Civitanova? Non li conosco. Quante ripetizioni pensi siano migliori? Solo per finalità di aumento di massa muscolare? Ma non è tanto quante ripetizioni e quanto tonnellaggio fate settimanalmente. Non è che c'è un range ipertrofia, range forza. Ovvio che la singola sarà più a livello nervoso. 8 ripetizioni sarà più votate alla massa, ma dovete colpire tutti i range. Lo so, ma io non ti seguo. Vedo delle cose un po' più serie dei tuoi video stupidi. Comunque, panca 4x6 serie al 75%. Come stai con l'adduttore? Con l'adduttore sto bene, Peppe, anche perché se no non avrei fatto la doppia 230 lì alla palestra di Chiavenna. Quindi adesso faccio la panca con 6x4, 75%. Un po' leggerina oggi, eh? Variante di panca preferita?
Direi il triplo fermo non mi dispiace perché mi permette di sentire il dorsale in tutte le fasi dell'alzata. Come sta Peppe? Praticamente gli è caduto un piede, sì, un piede, gli è caduto un disco da, non so, da 25, da 10, a un'altezza di mezzo metro, gli è cascato sul piede e gli ha sfondato il ditone, ma lui ha un piede come Bigfoot, quindi si è ammaccato il disco, non il suo piede. Conosci Russian Bear? No, non lo conosco, non faccio front squat e buongiorno, buonasera Marco PT. Adesso scarico un po' perché mio fratello si è allenato oggi e non mi ha messo... Non mi ha lasciato il bilanciere vuoto. La casa è vuota, farò casino e non mi frega un cazzo. Inizieremo con 70 kg. Stavolta ho messo la chat più veloce. Farete domande ogni 30 secondi per la vostra gioia. Ok. Forse è meglio che metto l'asciugamano perché quando sto in canotta... Siccome ho la pelle ruvida della panca, mi fa attrito e mi dà fastidio. Ma guarda che macello qua. Porca botta. Mannaggia. Ma no, stavolta l'hanno fatto apposta, eh. È vera la botta. Allora, asciugamano verde. Bilanciere alzato 11. Ok. Domande prima di iniziare. Ha detto 4x6, no, ha detto 4x6 serie, quindi sono 6x4 al 75%. Mio fratello di stacco non fa un cavolo perché nulla allena, mio fratello fa solo panca. Domingo, secondo te Marco PT è un buon PT? L'ho già risposto a questa domanda, ragazzi, non mi fate sempre infierire su Marco. Sono nervoso perché sono tornato da Finale Emilia dopo aver stato una settimana fuori. I programmi, i video, cioè, quando ogni notte torno a casa da una trasferta, sto sempre incasinato. Già la gente che mi sta mandando i video in chat, perché non mi rispondi? Mi mandi il programma stasera? Io gli devo dire, guarda, finisco la live, cioè, cosa devo fare? Posso fare niente. Quindi si aspettano. Tendo a piegare i polsi in panca, rimedi, polsini, ma devi piegare i polsi in panca, è giusto? Ok, iniziamo con la prima serie. Riscaldamento con 70 kg. Riesco a leggervi al contrario? No. Incastriamo bene. Io cerco di portarmi il bilanciere sempre sopra lo sterno, in modo che quando lo stacco sta già in posizione per scendere, mentre molti lo portano verso la faccia e poi devono fare una sorta di discesa inclinata. La spalla sta molto meglio. Tutto merito del mio fisioterapista osteopata. Quindi oggi si spinge. Mettiamolo un po' più basso questo. Allora, sei buffo. È un male? Ti vedo agitato. Lo sono, ho mangiato poco. Fai un ripassino di posizionamento e postura sotto la panca. Ok, facciamo un ripassino. Intanto mettiamo un po' di ghisa. Mettiamo 90 kg. Spostiamo un po' la videocamera perché sennò il lato della... Così. Facciamo vedere anche gli attestati. Perfetto. Ok. Abbiamo messo 90. Mettiamo 90 anche di qua. Ho fatto un sondaggio su Instagram del tipo preferite vedermi seduto o mi alleno? È incredibile. Avete vinto per 2 punti. Avete vinto per 2 punti. Quelli che volevano che mi allenassi stasera. E quindi mi alleno. Anche perché sono stato una settimana ad allenarmi in palestra, in trasferta, e tornare a un gym da soli è veramente deprimente. Quindi allenarmi con voi, mi fate compagnia, è tutta un'altra musica. No, ragazzi, ah, vi devo mostrare qualche coltello? Beh, Marco recensisce coltelli, no? Coltellini svizzeri così. Però io penso che lui tenda un po' a esternare la lunghezza del suo bip. Allora, se vogliamo fare a gara con i coltelli, mostro anch'io il mio coltello.
Vedi Marco, se vuoi recensire un coltello, recensisci questo, il Gladio Romano. Questo è un bel coltello, non i tuoi coltellini svizzeri. Ok? Lo mettiamo qua, in esposizione, eh? Iniziamo con 100 kg. Qualcuno mi ha chiesto un tutorial veloce per la postura in panca. E allora facciamo un bel tutorial. Allora, cominciamo col dire che i polsini vanno messi stretti. Questi sono dei polsini SBD Stiff, sono i più duri che ci sono in circolazione. Ve li consiglio da 50 mm, dovrebbe essere la taglia M. Sbarre di sicurezza 9 per evitare cadute accidentali. Ok? Poi vi centrate sulla panca, in questo modo, vi sdraiate. Puntate la testa in modo da staccare la schiena e ficcare le scapole dentro. A questo punto vi aggrappate stretti, tirate sul torace, scivolate, petto al mento. Non vedete le posizioni di piedi, ma l'avete vista l'altra volta. Polsi piegati, senza sganciarlo con i trapezi, provate solamente a estendere il tricipite, così. Perfetti. Oggi sto molto in forma, bello fresco sto, però stavo troppo vicino all'esterno della panca, infatti sbattevo. Allora, 90 kg, andiamo a 110. Prima vediamo qualche domanda, qualche domandina. Ale D'Algaro, porca bip, sempre a parlare di lui, è patologico il tuo problema. Mi hanno chiesto una recensione su un coltello, eccolo qua, mettiamolo qua così. Allora, che altro dire? Carica sto bilanciere. Sì, mettiamo 110. Green Pass in palestra, avete sentito? Col cavolo. Allora tutti quanti faremo la home gym. Disco blu. Togliamo il disco verde. Pesi calibrati, tarati da gara, non quelle puttanate panatta Technogym che ci sono in molte palestre, in cui molti fanno i fighi con i massimali. Ok, abbiamo caricato. Sì, ma le mani in panca, dove si posizionano e perché? C'è un anello qui, che è un anello che sarebbe l'81 cm, e si mette l'indice, si tende a coprire. Potete mettere il mignolo e fare la presa stretta o presa larga. Se superate quest'anello, la prova è nulla. Non è consentito in gara superare l'anello. In FIPE si poteva fino a qualche anno fa, ad oggi non più, per cui non ve lo consiglio. Però se siete soggetti alti, lunghi 2 metri, a questo punto ci può stare. Ora, vi voglio far notare questo livido viola che io ho sulla mia gamba. Cos'è successo? Che un ragazzo stava facendo squat con 190, io lo stavo seguendo, non c'erano le sbarre di sicurezza e lui è arrivato in buca così, non pensando che fossi dietro, io volevo prenderglielo e tirarglielo via, lui me l'ha buttato addosso e quindi io l'ho preso e me l'ha fatto cascare sulle cosce, qui. E qui mi ha fatto due lividi, qui mi ha graffiato e qui mi ha fatto una mora viola. Io sono cascato a terra, tutti si sono spaventati, mi sono rialzato, ragazzi, tranquilli. È il bilanciere che si è piegato, non le mie gambe. Le panche panatta sono il male, sono. Ecco cosa ne penso. Ok. 110. Per chi si fosse collegato ora, sto eseguendo un riscaldamento per arrivare al carico iniziale 75%, che dovrebbe essere, credo, 143. Adesso dovrei controllare. Ok, andiamo a 130. 10 e 10. 20 e 30. Ok? Domingo, il tuo amico Andrea si è ripreso dall'infortunio? Amico Andrea. Ma quale Andrea? Come si fa nell'alzate laterali? Ecco.
come si fanno. Se fai vedere l'ultima live, ho mostrato come si fa un triplo set, anche se mi hanno accusato di non saperle fare, di usare pesi leggeri, troppo pesanti. Addirittura qualcuno mi ha detto che ho fatto i curl da schifo, non capendo che ho fatti apposta alla Schiraggi Style. Sei Saitama, vabbè, che sono Saitama lo sapevo già. Cosa ne pensi di Muzi? Non so chi sia, o forse l'ho sentito, ma non mi va di rispondere. Cos'è successo a Lorenzo Hemmen? Sapete che non lo so? Era il mio fan più accanito. A un certo punto si è impazzito, mi ha detto: mi sei scaduto. Io ho chiesto: ma che è successo? Non so nulla. Ciao Dom, sarà possibile in un futuro prossimo avere un bel 25% di sconto proprio per chi è? No. Dopo l'ultima cosa non mi hanno aumentato la percentuale. E vuol dire che dovrò fare di più. Qualcuno ha cancellato il messaggio, ma l'ho letto. Hai fatto la doppia dose di vaccino? No, neanche la prima. Sei uno che si allena 3 volte a settimana, quante panche consigli? Beh, almeno 3 a questo punto, no? Allora, polsini, perché comincia a essere pesante. Poi, 70, qualcuno mi calcoli il 75% di 190 kg al volo? 75% di 190, quanto devo fare? Che devo fare 6 per 4, 6 serie da 4. Cosa dici del nostro Presti che va al Mister Olimpia? Beh, sono contento che un italiano ci porta all'Olimpia. Spero che si posizioni almeno decimo. Alla fine, se si devono dopare per arrivare a quei livelli, non sono neanche tanto contro, sono contro quelli che si dopano per fare le gare di paese. 142 e mezzo? Perfetto. Allora facciamo l'ultima da 110 e poi dritti a 142. Ok? Presa larga sempre. Polsi piegati. Depresso. Vai incontro col petto. Mamma mia, in panca oggi ho il cannone. Mi sono proprio rigenerato in montagna. L'aria svizzera più l'aria di montagna mi ha fatto diventare più forte. Ci devo ritornare. Allora, bianco, grigio. Ah, ragazzi, piccola chicca, ma non ve lo dico. Però ci sarà, oddio, potrebbe esserci un cambiamento nel mio stile di vita alimentare, ma non voglio ancora dirvi nulla perché devo vedere se riesco prima a iniziare. Però quando sarà ora farò un bel video anche su quello. E vorrei zittire un po' di malelingue, che mi danno del grassone. Allora, come va con la tua nuova gnocca? E chi sarebbe la mia nuova gnocca? Giusto per sapere, perché magari io non lo so, se lo sapete voi. Stanga tranquillo, Marco, veglia su di te. Troppo veloce la chat, Domi. Lo so, ho messo 30 secondi, era meglio se mettevo 60? Ho sbagliato. Sei diventato diverso da quando stai con loro. Ma con loro chi? Portaci un full day of eating. Quello lo farò appena avrò stabilizzato la dieta. Tommy, che succede se piove fino a domani mattina? Quale fiume si alza e che si allarga? Non lo so, il fiume Tronto? Perché alzi la schiena così andando in esecuzione? Ma la alzo solamente quando devo sganciare il peso, poi la ripoggio. Domingo, somigli al pelato di Brazzers. E quindi? Metro Westside, che ne pensi? Che palle con queste domande. Che ne penso? È un metodo come tanti altri. Se vi piace, fatelo. Se non lo volete fare, non rompete i coglioni. Polsini rigidi o morbidi? Rigidi. Così, se si smollano meno. Come stai vivendo la dieta e quali cibi hai eliminato? Allora, diciamo che sto cominciando a seguire un nutrizionista culturista agonista, quel Gabriele Vetro dell'altra volta. Vogliamo fare questa sorta di esperimento, dato che lui è bravo e sono molto in sintonia con lui. Io ho proposto di farmi seguire a livello di dieta, di fare una ricomposizione corporea. Ho fatto la spesa oggi, ma non sono riuscito a comprare tutta la roba che mi ha chiesto perché è un'infinità. Lo stress è tanto, per dove sta lì a contare i macros, quindi inizierò con Fat Secret provando a mangiare come dice lui. Intanto vediamo. Sono intenzionato a farlo questo percorso. E anche perché ho mangiato a casa sua come un bodybuilder, tutto il giorno fit, e mi è piaciuto, cioè nel senso come cucinava lui, perché se devo cucinare io è un casino. Però devo vedere se è sostenibile, perché poi viaggio, mi devo portare tutti i pasti dietro, devo bere 4 litri di acqua al giorno. Quando avrò tutti i dati, ragazzi, ci farò un video e vi farò vedere tutto. Però per adesso non voglio allargarmi troppo. Inizio con la prima serie, 143 kg. Allora,
30? Giusto. Quindi devo fare 4 ripetizioni, fermo normale. Molti mi dicono, ma Domi, devo fare il fermo da gara? Fermo da gara non è un fermo lungo, è un fermo a discrezione dell'arbitro. Se l'arbitro vi deve fare un bel fermo qualitativo, vi fa partire, altrimenti ci starete un'infinità. Ok? Panca, sto proprio bene. Mi sto proprio ripreso. Sto mettiamo la centrale perché mi sta dando fastidio. Molto molto bene. Aria! Lightweight baby! Perché si chiedesse perché c'è il gladio romano, mi avevano chiesto una recensione dei coltelli e io non recensisco i coltellini svizzeri, recensisco le spade romane. Orgoglio italiano questo. C'è pure la lupa qui. Lasciamola qui che è tanto bella. Mettiamola così. Ecco. Allora, ho una cisti al polso che mi passa. Rimedi? Tagliati il polso e vedrai che ti passa tutto. Ho il petto carente, eppure quando lo alleno duco di primo le scapole. Consigli? Beh, a volte la natura ci dà dei petti che non sono come inserzioni come i miei, quindi più di tanto, ragazzi, non potrete fare. Però lavorateci. Domi, tirati dai cacci i muscoli che stanno esplodendo. Lo farò. Domingo, facciamo un bel torneo di Tekken o Mortal Kombat? Preferisco Tekken. Ah, segniamo la prima serie intanto del 6x4 al 75. È importante avere il gomito in linea sotto al polso quando si è sozzi al petto. Sì, perché quando voi spingete, se vi trovate troppo aperti, non va bene. Vi dovete trovare col polso e il gomito un po' più fuori rispetto alla linea del bilanciere. Ma riesci a gestire le scapole con l'asciugamano? Ma non tanto alla fine. Più che altro. No, pensavo che fosse stato qualcuno. Dicevo, riesco a scivolare bene, però poi non c'è buon attrito perché l'asciugamano comunque ti permette di muoverti, ma non si incagliano bene le scapole. La nuova dieta, punti a mantenere lo stesso peso oppure cambiare categoria? No, in realtà non lo faccio per cambiare categoria, faccio per ripulirmi di tutta la merda che ho accumulato nei miei fianchi e nel mio giro vita. Vogliamo fare una rimozione corporea, poi vediamo più in là, perché mo c'è una gara fra un mese e mezzo, quindi non posso neanche stare lì a perdere peso. Poi intanto facciamo una prova per vedere come si mangia, se riesco nel tempo a farlo. Un petto più sfortunato significa necessariamente meno chili in panca? Non è detto, sai, perché molte volte tricipiti forti, trapezi forti possono compensare. Magari un petto carente vi darà meno spessore a livello di gabbia toracica, quindi farete giustamente anche più rom. Facciamo la seconda serie. O era la prima? No, la prima serie l'ho fatta, la seconda. Allora. Ferite nello squat, dove appoggio il bilanciere? Ti è capitato? Ma sinceramente no, non ho mai avuto problemi di ferite sullo squat. Sarà che ho parecchi muscoli sulla schiena che fanno da cuscinetto. Sono demoralizzato per lo squat. Questi lockdown mi hanno fatto perdere la tecnica e la gestione della profondità. Facevo 195 kg, ora vado di box squat. Kaler, che ti posso fare? Considera che se richiudo un'altra volta a ottobre, ti conviene farti subito la home gym. Con il Green Pass falliranno molte palestre? Ma io sinceramente le leggi che non mi stanno bene non le rispetto, quindi fate voi. 6x4, 75% è comunque uno schema relativamente leggero, giusto? Medio, medio, perché comunque il mio 75% non è un carico leggero, è comunque 143 kg. Però diciamo che su un tizio principiante potremmo ritenerlo medio leggero. Oggi mi sento un po' strano, ma sarà che questo ricevitore mi dà fastidio quando inarco? Ma cazzo, lo devo mettere? Non me lo metto più basso perché mi dà fastidio, mi va proprio in bocca, mi va.
lo metto qui di lato, ecco. Mi dà fastidio. Mi sento più schiacciato così. Seconda serie fatta. Hai in progetto di tirarti una bassa body fat? Bah, sul lungo periodo magari sì, adesso non mi posso permettere troppi cali di peso. Vorrei fare giusto una ricomposizione corporea. Domingo, ti sei vaccinato? No, ragazzi, non mi sono vaccinato. Ma cosa ve ne frega se sono vaccinato o meno? Ma pensate un po' quando c'erano quei vaccini che ci sono ancora, che si fanno ai bambini di 2 anni. Ma secondo voi sto a chiedere tutte le volte, sua figlia si è vaccinata contro la rosolia? Ma sti cazzi? Ma basta. Uno mi ha scritto, Domingo, ho letto il tuo post sul vaccino, mi sono disiscritto. Quindi, se sono per i vaccini, perdo quelli contro i vaccini. Se sono contro i vaccini, perdo quegli altri. Non rispondo più. Come posso aumentare di panca da novizio? Ma solitamente quando uno è novizio non è che ci voglia molto per imparare la panca, cioè per migliorare. Però è bene imparare subito la tecnica, quindi ti affidi a un esperto, pagami e così puoi imparare qualcosa da uno bravo. Quante chilocalorie dato un nutrizionista? Ma più o meno siamo sui 2100-2500. Però dici di calorie pulite, quindi bisogna mangiare parecchia roba. Saluti da Matteo. Ciao Paolo Viziello. Poi mandami video, per le alzate. Che angolo ci dovrebbe essere tra gli omeri e il busto in panca? Questo dipende dalle vostre leve. Non è che ci sia un angolo specifico. Non è che dovete andare lì con il goniometro a misurare l'angolo su panca. Cioè, ragazzi, non esageriamo, eh. I pesi vanno alzati e basta. Domi, ma sei in una fase di accumulo ora visto che la gara è ancora lontana? Ma diciamo di sì, anche se la gara non è lontana, è il 4 settembre, eh? Quindi, ultimamente sto facendo 4 squat, uno stacco e uno stacco rumeno e 3 panche. 3 panche solo perché avevo problemi alla spalla che adesso non ho più. Adesso cerchiamo di fare meglio la terza serie perché la seconda non mi è piaciuta. Allora, scarpe sempre col tacco perché potete tenere il piede più sollevato, tipo il tallone, senza problemi. Allora, mo cerco di castrarmi meglio perché non ho più il ricevitore che mi dà fastidio. Vediamo un po' adesso. Oh, pesa un cazzo stasera, mamma mia. Grande Peppe. Niente donazioni stasera. Luca Bonomo ci ha lasciati, era quello che pagava di più. O era Lorenzo M, non mi ricordo. Allora, a quanti capponi sta? Ma chi, cosa? Ma conosci Corrado Siracusa? Sì, lo conosco, non siamo in buoni rapporti. Lui non mi può vedere, vecchia storia. Seguite l'Amarcord, l'ho già raccontata questa cosa. Ma sposti l'aria? Quanto pare sì. Cioè, non so se ho sbagliato a caricare. Allora, sono 110, verde 130, 40, 42, 42 e mezzo. Ma. Stringi. Ah, sai cosa mi sono scordato? L'acqua, ragazzi, scusate che c'ho. Vado a prendere l'acqua che c'ho sete. Un attimo. Restate connessi. La bottiglia d'acqua mia dov'è? Vediamo un po'. Eccola qua. Prendo quella da mezzo litro. Casomai poi ne prendo un'altra. Non c'ho la Red Bull stasera. Il dietologo mi ha detto niente Red Bull, non posso mangiare più porcherie. Quindi solo acqua. Devo bere 4 litri di acqua al giorno. Secondo te Ronnie Coleman sarebbe stato un grande powerlifter? Per me era genetica anche come forza, ma quelli come lui possono fare qualsiasi cosa nella vita a livello sportivo, se parliamo di pesi di potenza, quindi sinceramente sì. Quando uno è portato dove lo metti fa paura. Quindi sì, se avesse fatto powerlifter sarebbe stato forse anche uno dei più grandi. Però non lo so, perché comunque aveva delle masse veramente stratosferiche. E quindi poi si dice che il bodybuilding non è meritocratico. C'è molta più genetica nel bodybuilding perché ci si nasce con certe strutture che aveva Ronnie Coleman.
c'è un tizio che dice sempre: Domingo, non dovresti bere acqua in allenamento perché ti fa male. Io non lo so perché. Si chiama Guido Ferazzoli, mi pare. Sì, pare si chiami così. Domingo, giusto riscaldarsi fino al 75% con singole doppie, non serve fare più ripetizioni. Allora, il riscaldamento a alte ripetizioni serve per natura puramente muscolare, cioè per scaldarvi. A livello nervoso conviene fare invece salti ravvicinati con non troppe ripetizioni per assaggiare il carico. Se io fossi partito con sto peso non avrei avuto problemi, perché comunque ero già caldo, fa caldo oggi. Però l'avrei sentito più pesante. E poi anche rischio infortuni. Una volta, se ricordate, ho provato a fare una singola a 160 di panca senza riscaldarmi. Cioè a freddo ho preso il peso e l'ho fatto. Però non fatelo a casa. Domingo, a parte gli scherzi, ho imparato di più dei tuoi video che in anni di palestra. Grazie. Grazie a te, Luca Musica. Io mi sento male se fanno 40 gradi e non bevo. Sara, lo so, ma questi pensano che bere faccia male. Io mi ricordo quando facevo box thailandese, diceva di non bere, ma lì già magari, sai, uno si muove, corre. Ma qui sto sempre seduto, qual è il problema? Domingo, cosa ne pensi delle relazioni amorose al giorno d'oggi? La monogamia sta sparendo purtroppo. Ma penso che sia tutto un problema di chiesa alla fine. Nel mondo animale non c'è la monogamia, quindi non sono contro la poligamia. Si tratta tutto un È più una questione di gelosia, cioè tu non riesci a pensare che il tuo partner vada con un altro, però se superi la gelosia, tecnicamente si può fare tutto. O la possessione della persona. Domingo, che ne pensi della panca di Mangiapia? Una panca molto muscolare, fatta di tricipiti. Lui, sapete, ha iniziato a gareggiare perché io gli ho detto: Sai Roberto, sei forte, dovresti gareggiare. Il giorno dopo ha gareggiato. E mi ha fatto il culo in pedana, Fipe. Mannaggia a me, che glielo ho detto. Io ho questo potere di incentivare le persone, poi me le trovo contro. Invece di farmi i cazzi miei. Devo mettere più fuori, sembra sbattere contro il resto. Oggi sono leggerine, Peppe. Vorrei che hai sbagliato a scrivermi. Domingo, di dove sei? Sono di San Benedetto del Tronto, nelle Marche. Vedete come stasera sono più pagato? Mi sono fatto una bella vacanza. Sono rigenerato. Con una calma zen, sono meno aggressivo anche. Scandisco bene le parole. Sono anche molto più accondiscendente con voi. L'asciugamano non ho preso. Ah no, ce l'ho. Ti piace la medicina, eh? Mi sta solo scaldando. 4x4 va bene su una panca per un neofita? Dipende dalle percentuali e dipende da quante panche fate a settimana. Un solo 4x4 non vi farà niente. Domingo, ti avrò donato sì e no 2 euro. Ciao, Ma non so, Luca, ci sono talmente tanti Luca qui. Lorenzo, Luca, Bonomo, Lorenzo M. No, non ho trombato, mi dispiace. Non è quello, se no lievitavo sul soffitto. Chiuderanno la palestra? Ma la mia rimane sempre aperta, se volete venire. Oh, io non riesco a star fermo, devo fare subito un'altra serie. In panca io recupero molto velocemente, non mi vai ad aspettare troppo tempo. Il taglio calorico non lo risenti sui carichi? Non l'ho ancora iniziato. Un video con Benedetta? Quella del fatto in casa per voi? Ma chi? Benedetta Parodi? Pensavo Benedetta Squilla. La Squillante, no, quella non si chiama Benedetta. Che sto dicendo? Fai mai squat a piedi scalzi? No, uso sempre scarpe col tacco. Queste qui che vedete. Le uso sia nella panca che nello squat. Adesso mi accingo a fare la quinta serie. Ho scrocchiato la testa. Mi posiziono. Questa volta lo stacco un po' più.
fuori, se no mi va a sbattere sui fermi del rack. Proprio aria stasera. La mia forza su panca sta ritornando. Domingo, i recuperi vai a sensazione? Sì, vado a sensazione, non ho il cronometro, lo sopporto avere qualcuno che mi dice il tempo. Appena mi sento bene, parto. Che marca sono i polsini? SBD? Stiff? Ti hanno arrestato per possesso di sbubga? No, mai. Io sono incensurato e ho appena chiuso una querela. L'ho appena fatta ritirare, quindi non ho più pendenze legali. Non capisco quei dissing della live della settimana scorsa, ragazzi simpatici con bei fisici che stessero a rosicare? Non l'ho sentita. Green Pass in palestra, che ne pensi? Non ne penso niente, non seguo la politica da una settimana, quindi non so che è successo, ragazzi. Qualunque cosa, io non la faccio. C'è qualcosa che cambieresti del tuo fisico? Polpacci e clavicole. Saranno i benefici del bulgaro? Non diciamo cazzate. Hai mai provato a scarpe diverse dell'Adidas? No, però mi sta per arrivare un paio di scarpe Sabo, quelle rosse e nere, perché ho fatto un video, se ricordate, su Hype, l'Accademia Italiana della Forza, sui corsi, e Ado Gruzza si è sentito lusingato di questo video che ho fatto, che non era per ottenere qualcosa in cambio, però il gesto disinteressato gli è piaciuto e ha detto: ti mando Domingo subito un paio di scarpe Sabo e due magliette APF Star. Va bene, Ado, va bene. Taglia 43 e mezzo. Allenando la panca una volta a settimana, che schemi consigli? Non te la consiglio una volta a settimana. Assolutamente. La panca va allenata in multifrequenza perché recupera velocemente. È l'alzata più tecnica di tutte, quindi va fatta più spesso possibile. Green Pass per i supermercati? State scherzando. Domi, ciao, hai mai avuto una contrattura lombare? Non l'ho mai avuta, io ho avuto solo contratture al piccolo e grande pettorale e sul quadricipite, tutte sciolte con la saggia mano del mio fisioterapista. Cosa ne pensi di Valentina Barbi dei Vikings? Beh, lei è una fortissima powerlifter, una vichinga, ha una testa da uomo per come ragiona ed è quello il suo punto forte. Non è come le altre ragazzine, mi fanno male i pesi. No, lei è cazzuta. Mi ha sempre rispettato nonostante sia in una squadra che è contro la mia. Lei è l'unica ragazza dei Vikings sportiva che quando il mio allievo ha vinto contro, cioè no, ha vinto, ha cancellato il record di un loro. Un loro allievo, lei è venuta lì a farci auguri. È l'unica cosa forse sana di quella squadra dei Vikings, l'unica cosa sana. Cioè tra i pezzi grossi istruttori interno, non tra gli allievi. Facciamo l'ultima serie e poi vi rispondo, dai. La sesta serie. Green Pass solo per il Lidl. Questa era buona. Oppure Green Pass per chi ha la macchina a metano, macchina ecologica. Allora, ultima serie. La cosa che succede spesso è che in panca, mano a mano che macinate le serie, sentirete la quarta e la terza più facili rispetto alla prima, perché il vostro sistema nervoso, quando lavorate a carico fisso, memorizza quel gesto, quel peso e voi fate meno fatica. È così che si impara la tecnica a carichi fissi. Mamma mia, lo vorrei lanciare al soffitto. Non pesa un cazzo. Non pesa un cazzo. Buono. Abbiamo finito la panca. Facciamo lo squat. Facciamo lo squat.
Green Pass per Zangielen. La creatina non si stacca, qual è il rischio? Ma io l'ho sospesa più di un mese. Non ho risentito di deficit, sinceramente. Mo la sto riprendendo, ma non lo so. Ultimamente sui integratori non so più che dire. Funziona o non funziona. Lorenzo Papalia, potresti aggiornare i tutorial dei 3Big, magari aggiungendo qualche chicca come quella di pensare di fare un salto per lo squat, ora che le doti di ripresa e di montaggio dei video sono aumentate? Non c'ho tanta voglia di fare video tutorial perché non vanno più di moda. Ci vorrebbe un format diverso, tipo quello che ho fatto con Marco PT. Lì ho spiegato la cosa del salto. Quindi, quando ho fatto quei tutorial, l'idea era proprio di aggiornare quelli sui 3Big sfruttando la visibilità di Marco PT. Quindi, se volete imparare, vedete quei video che sono più o meno aggiornati. Comunque, io ho finito. Adesso vediamo di fare un po' di squat. Vediamo un po'. Coach, ascolta, di squat che devo fare? Lo so, ma io non ti seguo. Comunque, panca 4x6 serie al 75%. Come stai con l'adduttore? Ah no, lo squat me l'aveva già scritto, 6x5 è 70%. Quindi 70% di 2,70, quanto devo fare? 190 kg. 190 kg. Tosta. Sei quinto per 190 kg. Mizzica. Tosta, ragazzi, oggi, eh. Formula alleno un mio iscritto. Rilancio. Formula alleno una mia iscritta. Questo vorrei fare. Se lei me lo acconsentisse. Sarebbe carino. Sarebbe carina anche. Ciao Domi, il video sull'alimentazione è ancora valido o hai cambiato qualcosa? Beh, in realtà è il video di come mangio sporco, ma vorrei farne un altro in cui mangio pulito. E ci sto lavorando, nel senso inizierò domani a fare una fase di ricomposizione corporea e quindi poi vi dirò dopo una settimana tutto quello che ho mangiato, però devo vedere se riesco a farla perché è tutta una cosa mentale, più che cucinare e mangiare quelle cose. Quindi adesso preparo lo squat per fare 9 quintuple a 190 kg, tanta roba, tanto volume, tanto tonnellaggio. Adesso scarico tutto, ci lascio giusto 110 per iniziare con 110. Anzi, dai, iniziamo a 110. Togliamo la panca. Casomai la panca la metto qui davanti, così ho una sorta di sedia per sedermi che è molto comoda. La mettiamo qua. Magari potrei metterci anche il computer qui, così leggo le domande al volo mentre scuoto. Vediamo se faccio danno. No, non ho problemi. Posso metterlo qui. Ok, lasciamo qui. Sì, però ho spostato la videocamera. Mannaggia. Allora, bisogna metterla qui adesso perché sennò non è più centrale. Direi che così può andare. Sì. Vediamo se è tutto a posto. Scarico pure questo. Ok. Non fa tanto caldo oggi, eh? Devo dire che in montagna dove stavo io era più fresco. La notte faceva freddo, però. Quindi, sinceramente, un po' mi manca quell'aria fresca. Ciao Domingo, da chi ti fai seguire per la Recomp? Se ricordate la scorsa live in cui c'era Gabriele Vetro con la sua incantevole moglie, ho voluto fare questa cosa, di farmi fare da lui la dieta da culturista, diciamo, no? Per definirmi. Gli ho mandato delle foto, frontale, laterale e girato, ovviamente tutto al torso nudo e mutande, come check iniziale, però tra un mese o qualche settimana casomai ci si rivede. Capito, Gabriele? Magari ti vengo a trovare prima in Svizzera. Adesso mi metto le ginocchiere. Vi farò vedere una cosa comoda che mi ha regalato Gianni Mazzi alla palestra Milon di Brescia. Vedete la scritta Milon? Sono praticamente dei
mezzi calzini che si usano per lo stacco per non grattarsi le tibie, ma li posso anche utilizzare per tirare le ginocchiere, come fossero dei calzari, quindi sono comodissimi. Grazie a Gianni, l'ho appena provato e sono ottimi. Le scarpe con il tacco le usi solo per l'allenamento? Scherzo, che bastardo, che battutaccia. Allora, vediamo come si mettono le ginocchiere. Il gambone, ok, abbiamo misurato la gamba, l'altra volta era 72. Ora, dove sta? Mettiamo questo e lo infiliamo fino a qui, in questo modo, ok? Così vi faccio vedere come si mettono le ginocchiere facilmente. Queste sono delle S, che poi mi rompete le scatole per le taglie tutte le volte. Che taglia devo prendere? Che sul sito dice che c'ho 34. Ragazzi, prendete sempre una taglia inferiore a quella che dice il sito. Perché? Perché loro danno per scontato che voi non avete il calzare. E quindi con queste riuscite a metterne una più stretta. Prezzi del tuo coaching? Mi puoi scrivere su Telegram e te li dico. Non parliamo del vile denaro stasera. Domingo, mi hai pensato di formare la tua squadra? Ci ho pensato, ma ci vuole una struttura per seguirli tutti e non ho voglia, sinceramente. Preferisco affidarmi a una squadra più grande. Vedete come sale facilmente una S? Le ho già messe. Bisogna solo evitare che si faccia l'aria in questa zona qui. Così. E tirate. In questo modo. Poi togliete il calzino e lo mettete sull'altra gamba. E poi abbassate la ginocchiera in questo modo. Ok? Questa è una S che l'ho messa senza problemi. Facciamo la stessa cosa sull'altra. Adesso. Ti piace il pantaloncino della NASA? Carino, ho preso il globo. Cosa ne pensi del fascismo? Ah, ormai è superato. Perché mi fate queste domande sempre? Che pensate che io sia uno perché, solo perché sono un po' di destra nazionalista sono fascista? No, no, assolutamente ragazzi, non lo sono. A quale BF scenderai? Beh, io penso che già al 15% farei un figurone. Dato che abbiamo misurato adesso, abbiamo misurato la BF, dovrei stare al 20-21 adesso. Per cui i primi percentuali si dovrebbero perdere facilmente, anche perché il grosso è accumulato sui fianchi. Come vedete, io non sono grasso di braccia e di gamba, è tutta una questione di addome, vedete? E qui, questo è il problema. Botta secca. Ginocchiere si possono mettere a crudo senza farsi la ceretta? Ma volendo sì, però io sinceramente non ve lo consiglio. Nel senso, i peli fanno male quando vi tira. Ok, sono riuscito a metterle. Sì, ma sei pelato e vestito nero, forse per questo ti fanno domande sul fascismo. Che palle. A me piace il nero, ma non perché sia un fascista, è perché è un colore aggressivo, mi piace. Anche se non è un colore il nero, in teoria. Un altro colore che mi piace è il giallo, per esempio. E basta. Ok, l'ho messa. Adesso facciamo lo squat. Ti manca il baffino. In ottica bodybuilding, preferisci buffer o cedimento? Entrambi, buffer all'inizio e cedimento finale con le forzate dello spotter. Non potete tirare tutte le sere a cedimento. No, questo mo lo spostiamo però. Mettiamolo qua. Così. Allora, mettiamo la scarpa. Iniziamo a scottare. E la maglia verde? C'ho le ginocchieri verdi, spero che Marco non si arrabbi. Sono davvero un paio di grosse super tettone da mami, cioè davvero se non i furgoni. Che cavolo hai scritto? Allora, queste le ho messe. Mettiamo anche quest'altre. Iena ha fatto un altro video che parla di te. Parla di me. E vabbè, qual è il problema? Non è un problema. Fatto. Ora, io direi a freddo di staccare il bilanciere da 110, solo che mi metto la cintura SBD. Questa è una L, lever belt,
pagata 200 euro, ma adesso hanno aumentato i prezzi e costa 220. Quindi vi consiglio di comprarla prima che aumentino di nuovo i prezzi. Vediamo se l'inquadratura va bene per lo squat. Sì, ci sta. Ci può stare. Adesso sta 11, io faccio low bar, mi serve più basso. Quindi cambiamo le altezze. Che bordello. Dove sta il chiodo? Mettiamolo qua. E lo abbassiamo a 10. Ok? Perché se no, essendo low bar più basso, non riesco a staccarlo. E mi dà fastidio i gomiti. Stessa cosa anche di qua. E su. Mannaggia sta spada. Vabbè, mo la rimetto a posto. Li metto, io appendo dove stava prima. Era per fare la recensione dei miei coltelli. Ok, adesso lo rimetto sopra. Ok, qua ci sta a fare qui. Squat, primo peso iniziale, c'è. Oddio, mamma mia, stava per cascare. Ciao Mandrillone, ciao Mirko Favili. Quanti centimetri sono i polpacci Domingo? Piccoli. E ora sta in quadratura, stando tutto piccolo, perché mi riprendi dall'alto, quindi si vede il busto, ma non si vede le gambe. Se vogliamo vedere le gambe, facciamo così. Scuotiamo così, se volete. Che dite? Scuotiamo così? Può rendere bene. Siamo in dieta, siamo in dieta. Si beve l'acqua, cazzo. Ah, ma c'ho il ricevitore qua. Che palle. Vabbè, tutto così. Ok, guardo la videocamera. Punta. Scendete quei quad, vi allungate dietro. Pancia tra le gambe, andate su. Ok? Vi faccio vedere anche un po' di uscite dalla buca. Che vantaggi si hanno con l'assunzione di creatina per uno che si allena per i fondamentali? Beh, sicuramente è un aumento di forza, anche un aumento di peso corporeo. Allora, 110, ma io direi di andare a 160 direttamente, ragazzi. Abbiamo tempo da perdere qui. Cosa saranno mai 50 kg di salto? Robetta, no? Al massimo sento più pesante. Ok, questa è fatta. Asciugamano. Per asciugarsi un po' la pelata. Ah. L'acqua mia sta qui. Hai mai introdotto creatina con gli alcolici? Dovrebbe funzionare. No, però una volta ho fatto panca con una vodka a 50 gradi. Come diceva Marco, sembra di essere una festa. Però poi quando si abbassa tutto, tornate pacati e depressi. Però l'effetto iniziale euforia è bello. Allora, la recensione dei coltelli frecciatina a Marco. Allora, adesso faccio 160, una singola, e poi 190. Ne devo fare 5. Low bar. Mi fa male l'adduttore. Mi ricomincia a far male l'adduttore. Che palle, mi devo scaldare bene forse. Facciamo un salto più piccolo allora, per arrivare a 190. Facciamo 70. E poi 190, dopo ci andiamo. Perché ho fatto 2,30 per 2 lunedì, no, sabato, e quindi magari adesso ancora ne risento. Vediamo se riesco a farne 9, no, quando me l'ha detto di farne 7? 7 da 5. Come ti scaldi nello squat? Ma solitamente faccio un po' di circonduzioni in questo modo, cosa che prima non ho fatto, per esempio. Poi un po' di slanci,
E basta, sono pronto. Poi faccio un ramping, faccio 70, 120, 150 e a salire. Allora, facciamo 170 la singola. Ok. Sì, direi di fare salti piccoli, ragazzi, a sto punto 80-90. Anche perché devo fare 5. Possibile dopo tutte queste serie? Mi sembra strano. Fatemi ricontrollare un po'. Chi mi ricorda averle già fatte così? Così tante. Pelato PDF. Vediamo. Su, apriti. Allora, 7x5 a 65. No, ha ragione lui. Ha ragione lui. Ma no, 5 serie o 7? No, 7x5, 7 serie. Ma sei già dimagrito? No, no, non sono già dimagrito, è solamente la prospettiva e la maglietta nera. Allora, abbiamo detto di mettere 80, quindi. Andiamo per i blocchi. Stasera non ho cenato, eh? Quindi sono a stomaco vuoto, cioè, nel senso, ho mangiato molto poco oggi. Forse anche quello influisce, ma non credo tanto sullo squat. Ok, 180, l'ultima di avvicinamento a 190. Vogliamo i carli ignoranti? No, dai, pure stasera? C'ho quelli da... Quanto sono quelli? 22, faccio con 22 kg, però non con 30 di l'ultima volta. Sì, perché sono quelli, vabbè. Con la sbarra Z. Ah sì, un po' di carli posso anche fare, anche perché dovrei fare i... complementari oggi. Hai fatto poco ramping, Domi, prenditi il tempo che ti serve. Lo so, ma devo fare 7 serie da 5. Mi prenderò il tempo lì per fare quelle perché sono tosta a 190. Ma vediamo se essendo pesanti faccio 180 piuttosto che 190, perché comunque ho questo fastidio ancora alla gamba che non mi è passato. Ma non per la botta che ho preso, sia chiaro. Ecco, mi sa che ho una contratturina sul gran dorsale, perché come lo stacco sento un po' fastidio. Allora, un consiglio per aumentare i chili in panca. Ma che consiglio ti posso dare? Non ti ho mai visto, non so come fai la panca. Fatti vedere in video, correggi la tecnica, mangia e allenati decentemente. Cioè, ragazzi, i consigli sono sempre quelli, cioè non pensate che io abbia il segreto della forza. Bisogna sempre mangiare, dormire, riposarsi e allenarsi. Cioè, non è che ogni volta a queste domande, ma qual è il segreto? Qual è il modo per aumentare i chili su panca? Tanto devi capire perché non aumenti. Ti fai un esame di coscienza, capisci qual è il problema e dopo agisci di conseguenza. Giusto? Oh, 190. 7 da 5 sono toste così. Cioè, sono 35 ripetizioni con 190 kg, ragazzi. Molti di voi non lo fanno neanche come massimale. Senza offesa, eh? Come gestire il bilanciere quando si fallisce uno squat e si è da soli? Andate giù e ve lo buttate avanti saltando, cioè ve lo buttate indietro saltando in avanti. L'unico modo, eh? Sì, sono 190 kg questi. Sono 160 più 2 verdi 180, 90 bianco. Devo fare 7 serie da 5 ripetizioni. Questo è il volume che fa un powerlifter del mio livello. Domingo, perché non provi una singoletta massimale? No, perché non sto in forma con questa gamba. Ho fatto già una doppia 2:30 sabato e non vado a rovinare il programma per fare i test abusivi.
Il Domingo di 10 anni fa, cosa faceva? Chi era? 10 anni fa era esattamente il 2011. 2011 mi allenavo a cazzo di cane, mangiavo peggio, ero deallenatissimo, gambe catabolizzate. Penso che fosse la mia peggior forma fisica. Quindi non ci vorrei ritornare. Salve Domingo, come sta? Sta bene Jacopo? Anzi, stavo meglio prima. Vabbè, dai, iniziamo a fare queste 9, 7 quintuple a 190. Sei mai andato a letto con una powerlifter? No. Ma mi piacerebbe. Cominciamo la prima serie. Se non fossi stato accasato per 10 anni, ci sarebbe stata l'occasione. Ah, fa male la gamba, mi fa male, cazzo. Prende una fitta qui, tutta sta zona qui. Quindi non riesco a appoggiare bene con sta gamba e devo caricare più la sinistra. Però magari sarebbe serie va meglio, vediamo dai. Che palle. Prima serie. Non mi sembrano paralleli e scendi storto. Beh, questo lo sapevo già. Quando inizi a scendere di BF, vogliamo vederti squartato. Diciamo che ci sto lavorando. La settimana prossima iniziamo a fare qualcosa. È storto il bilanciere? No, non è storto, ragazzi. È un'impressione della videocamera che è un po' inclinata. Domingo, ma Simone, la sbarra l'ha mai mandata? No. Simone ha sfruttato l'onda del mio dissing contro il calisthenic. Poi basta. Non mi ha più richiamato per niente. Anche perché, come ha detto la Garbaccio, ormai sono fuori moda. C'era la strength war, quindi tutti quanti eravamo fomentati, ma è passato. Infatti non mi scrivono più. Ma meglio così, erano tutti i giorni a rispondere a secchi che mi dicevano: Domingo, sto a KB-10, sono grosso secondo te? Ce la facevo più. Occhio a quella fitta, pubalgia, massima, vanno e vengono. Mi faccio trattare da lui, me la faccio passare. Ma non è che dovevi fare più riscaldamento per le gambe? Sì, probabilmente anche, ma devo fare 7 da 5 o 190, già di per sé è questo il riscaldamento. Savio è più simpatico di Marco? Allora, lui è venuto alla Milan venerdì scorso, gli ho fatto fare tutte e tre le cose del programma. Devo dire che è una persona molto tranquilla. Marco me l'aveva descritto come una sorta di barbaro cattivo, pugile professionista, ma in realtà non è niente di tutto questo, è una persona veramente mite. E quindi mi ci sono trovato bene. Cominciare powerlifting a 42 anni è da folli? No. Io avevo un allievo che si chiama Fabio Serafini, che ha iniziato a 43 anni, però aveva tutto un background da rugby di Serie A. Dipende come iniziate a 42 anni. Cioè, se voi fate altro sport e poi iniziate a 42 anni a fare powerlifting, è un altro paio di maniche, ma se voi siete stati sedentari per 42 anni, potete comunque iniziare, ma ci vorrà tempo per arrivare al vostro picco. Cosa ti dicono i vicini con la finestra spalancata? I vicini non dicono un cazzo, non hanno mai detto niente. L'ultima volta che sono lamentati, ho dovuto comprare una pedana con una sorta di ammortizzatore per zittire tutte quante le polemiche del condomino. Adesso non si lamentano più. Anche perché non è che sto facendo rumore, anche se è tardi. Quindi, seconda serie, speriamo che mi faccia meno male.
spanco rigorosamente senza polsini perché non ho fastidio. Già meno male c'ho. Visto, ve l'ho detto, sto scalando così. Ma i vicini sanno chi sei? Beh, me lo spero. Cioè, sanno chi sono, ma non hanno ben capito la natura del mio agonismo. Non seguo il ciclismo su strada, Lele. Non seguo tanti sport. Tieni i tempi di recupero, fai sensazione. Diciamo che un buon metodo di sensazione è quando mi cala il fiatone. Vediamo, sto parlando un po' affannato. Appena il battito cardiaco si ristabilizza, inizio. Sembri parecchio asimmetrico, ma lo sono. Ma che volete farci? Siamo tutti un po' storti, ragazzi, non possiamo essere dritti. Siamo tutti abbiamo problemi, quindi l'importante è che la simmetria nel tempo non vi porti a problemi. Quali calciatori avresti visto adatto al powerlifting? Ma tornando indietro, penso a Roberto Carlos, che aveva delle gambe mastodontiche. Metti la camera dritta. Infatti è un po' inclinata. Ormai lasciamola così. Domingo, se fai 149 kg di panca, sei automaticamente dopato. Sì, per Master Wallace. Allora, terza serie. Vedete, mi si è abbassato il fiatone. Adesso inizio, più o meno saranno passati 2-3 minuti, no? Guardo sempre alto, perché molti miei allievi hanno il vizio di fare così. Cioè devono sempre guardarsi i piedi e mi fa sempre incazzare. Cioè voi dovete guardare un punto fisso, perché voi dovete andare verso il soffitto, non giù per terra. Quindi, quando avete il bilanciere, sentite il vostro corpo attraverso la pressione che avete a terra. Scendete e ascoltate la connessione mente-muscolo. E andate su. Ma non tornate giù per riguardare i piedi. Loro cambiano così, fanno. Oppure ci sono alcuni che fanno così. E voi piccioni, tutti quanti rigidi. Ragazzi, 190 kg, vi dovete affondare nella carne. Potreste stare anche senza mani. È qui che dovete concentrarvi. Questa zona qui sotto, non quello che c'è sopra. Sì, lo so che sono storto, lo so, ragazzi. Vi ho già detto, ho un problema a questa gamba. Sto caricando più la sinistra per compensare. E quindi ruoto. Non è che dovete ripeterlo tutte le volte. Dieci anni fa, avresti mai pensato che il bilanciere ti avrebbe fatto guadagnare notevolmente, che sei stato via dal tuo lavoro? No. Se me l'avessero detto, non ci avrei mai creduto. Per il semplice fatto che io non pensavo che un personal trainer potesse guadagnare tanti soldi, o uno youtuber. Quindi
se anche me l'avessero proposto, non avrei iniziato con tanta fermenta. Con tanta. Sì, vabbè, che sto di. Fermento, volevo dire. Ma la cosa è nata tutta all'ultimo momento, perché comunque io non è che non allenassi prima. Però non sapevo bene come funzionasse il marketing, i canali social. E infatti tutto è iniziato l'anno scorso. Un po' tardino per la mia età, però io sono sempre stato così. Parto in ritardo, brucio le tappe e recupero gli arretrati. Domingo, cosa ne pensi del back squat dove scendi alla massima profondità possibile anziché fermarsi all'inflazione parallelo? Ma allora, uno squat sotto il parallelo è più che sufficiente per attivare tutta la muscolatura che ci interessa. Scendere troppo ci porterebbe a perdere la schiena, quindi il bacino, e appoggiarci sulle ginocchia, e quindi sovraccarico sulle articolazioni, quindi non ha grandi benefici. A meno che non facciate weightlifting in cui è richiesta quella profondità, ma per tutti gli altri, fermatevi appena sotto il parallelo. Qui. Ok? Quanti clienti hai e quanti ne riesci a gestire? Più o meno. Allora, il problema non è tanto quanti ne puoi gestire, è quanti di queste persone lavorano bene con te. Perché se le persone non ti rispondono, non ti mandano i video, tu puoi seguirne anche migliaia, per dire, no? A parte le programmazioni, che è un casino farle. Domingo, potresti dirci i migliori fermi da utilizzare nei tre big? I migliori fermi? Beh, il fermo al ginocchio nello stacco, fermo in buca nello squat e il fermo lungo nella panca, a questo punto. Vabbè, basta che pagano. Esatto. Poi ci sono i casi umani che quelli veramente è meglio perderli che trovarli. Domi, le segui anche persone del Friuli? Ne ho seguito qualcuno di Udine. Paghi le tasse? Certo, ragazzi, che pago le tasse. Come faccio a non pagarle? Tutte le volte che compro un oggetto c'è l'IVA. Tutte le volte che faccio benzina c'è l'IVA. Faccio anche la dichiarazione dei redditi e ho ricevuto anche un rimborso di tasse. Ben venga, quindi. Ma io so dove volevi arrivare. Saresti contento se tua figlia si approcciasse a powerlifting? Sì, però temo che sarà. Non vorrei essere troppo vecchio quando lei inizierà, quello è il problema. Quindi preferirei più avere una ragazza che fa powerlifting, così la posso seguire così. Domingo parti. Ah, scusa, hai ragione. Quarta serie. Meno male che ci sta Manfredi Rubolo che mi aiuta a ricordare i tempi di recupero. Come vedete, io respiro in discesa. Non prendo più aria prima, perché non mi trovo. Quattro. Ne mancano tre. Vabbè, dai, non è che tutto sto difficile. Quanto bisogna donarti per farti mangiare cremino? Ma lascia perdere. Non voglio sgarrare più. Ci pensi ogni tanto alla pensione? No, la pensione me la faccio da solo. Sarò ricco quando sarò vecchio. Non mi servono 2.000 euro al mese dallo Stato, se mai li prenderò. Vai un po' storto oggi, ma manco oggi, tutta la settimana. C'ho un fastidio all'adduttore. Devo fare 7 serie da 5 con 190. Un po' ruoto. È bello vederti allenare. È bello che mi alleno, voi mi vediate. Perché è come se mi alleno in palestra. Per esempio, settimana scorsa stavo a Chiavenna, mi sono andato in una palestra, la Factory, mi pare che la Factory si chiama,
C'era anche un allievo di Simone Carniel, che è uno della mia squadra. C'era il Rec Power Gear, sono andato lì, senza problemi. Lui si è un po' arrabbiato perché io ho occupato la postazione. E se chi che guardavano, io là, con 170, come adesso, a fare le quintuple, tutti quanti fermi, a guardare così. E io, se, essendo uno esibizionista, a me piace che mi fissano, e quindi mi carico ancora di più, no? Insieme ai miei due allievi che mi guardavano. Invece in home gym, il mio ego soffre. Per cui se ho 400 spettatori che mi guardano, è bello allenarsi. Come ti vedi fra 20 anni? 20 anni mi vedo ancora fisicato, forte, spero in buona compagnia. Vedere certi pesi dal vivo fa paura. No, è semplicemente abitudine, ragazzi. Per voi sono tanti, per me sono pochi, tutto è relativo. Fino a che età pensi di gareggiare? Ma io tecnicamente mi sarei già rotto i coglioni. Però lo faccio un po' per voi, un po' per la mia squadra, che comunque sono ancora competitivo, e poi perché sto bene. Però mi è calata la voglia. Tipo fra 1 mese e mezzo devo fare la gara completa. Non lo so, non c'ho più quella motivazione che avevo all'inizio. Sono molto più motivato a portare gente in pedana adesso. Tipo il mio ragazzo, cioè il mio ragazzo, ha fatto il record sulla gara completa di stacco, l'adrenalina pazzesca. Vi farò vedere il video perché lo devo montare. In settimana ve lo faccio vedere. Bello. Facciamo la quinta. C'è un film che ti interessa vedere ultimamente? Ma ultimamente non sto più seguendo il cinema perché ho avuto talmente di cazzi che non sto più né giocando né vedendo film, che sono i miei due hobby principali. E quindi non so, non trovo più originali i film di oggi. Preferisco vedermi un vecchio film piuttosto. Facciamo la quinta. Fatto. Mancano due. Da quanti anni gareggi? Gareggio dal 2013, quindi 8 anni. Domingo, non comprare Cyberpunk 2077 perché fa cagà. Bah, io non l'ho ancora installato, l'avevo preso. Che ne pensi, Antonio Contenta? Ah, direi che è un top allenatore in Italia. Quindi penso bene. Bilanciere storto o la telecamera? Un po' tutti e due. Perché, come ho detto prima, c'ho un fastidio, quindi tendo a ruotare. Cos'è successo alla gamba per il bilanciere dell'altro giorno? No, no. C'ho un livido, non si vede perché. C'ho la ginocchiera, mi è caduto il bilanciere, un tizio mi ha lanciato il bilanciere, stava facendo lo squat, è sceso in buca, io se la dovevo prenderlo, me l'ha buttato qui, io sono cascato indietro, non mi sono fatto niente, è che c'ho un po' una tendinite qui sotto, quando vado in buca lo sento, se sto più in punta forse lo sento meno, sono 190 kg, 7-6 da 5, devo farne ancora due e poi ho finito. Conosco Gorga, cioè nel senso conosco in gara, non è che ci esco. Accompagni spesso i tuoi allievi in gara? Sì, nel senso che tutte le volte che devo accompagnare un mio allievo, solitamente io sto al sud e lui sta al nord, quindi dovrei spendere dei soldi per viaggiare, allora faccio dei piccoli tour quella settimana, così ammortizzo i costi e riesco a salire a spese degli altri. Fino a mo' ho sempre fatto in questo modo.
Allo stato attuale, consideri l'allenamento il tuo lavoro? Indirettamente, perché non è che mi pagano per allenarmi, però indirettamente sì. Cosa ne pensi di Riccardo Angelini? Penso che sia un campione in tutti i sensi, dal corpo alla mente. Se le ginocchia chiudono leggermente durante la salita dello squat, è un problema? Dipende dal carico? Può dipendere dal fatto che molti hanno una stance troppo larga e quando scendete e risalite i quad si attivano, ma essendo troppo aperte le ginocchia, vi fanno così apposta per cercare di reclutarli. Quindi un consiglio è stringere un po' la stance. Può succedere anche quando andate in buca e siete scarichi a livello di femorali. E quindi cercate un po' i quad per fare questa cosa. Non è un problema e vi può creare fastidi o rischi, però rende l'alzata un po' meno efficiente. Faccio la sesta. No, non sono del sud, sono del sud rispetto a quelli del nord, perché per quelli del nord, noi delle Marche siamo al sud. Ok, si è finita la batteria, la cambio al volo, ragazzi, scusate un attimo. Metto la carica nuova. Velocemente la cambio, non è successo niente. Sapete che non ha autonomia più di un'ora, quindi la cambio. Mettiamo la ricarica e la rimettiamo sopra. Che cazzo? Non toglio sto cazzo di treppiedi che si piega tutto. Ok, dovrebbe andare. Mettiamo il cavetto e lo ricolleghiamo. Vediamo se si rivede. Ok. Andata. Sto faretto mettiamolo un po' più lontano, magari. Eccoci qua. Mettiamo un po' più lontano la videocamera, però, perché se no non si vede la testa. Spostiamo. Allora, dobbiamo fare la... No, non va bene ancora. La rialzo allora. Così si vede. Non è che sta zoomando, no? No, mettiamo una di tre, a tre quarti, cambiamo un po' inquadratura, così, vediamo un'altra prospettiva, proprio non si vede la profondità della buca però, devo abbassare la videocamera allora, scusate ragazzi un attimo. Meglio così. Lo so che è storta, ma che devo fare? Allora, la panca l'hai già fatta? Sì, Manfredi, non ti ricordi? Devo fare la sesta ancora? Mamma mia, due serie mancano, non finisce mai. Mi sa che non l'ho segnata, può essere che ne mancano due ancora? Mi premerebbe che ne mancasse una. Chi è che tiene il conto? Quante me ne mancano ancora? Ok, ma io nel dubbio mi fermerei qui. Basta. No, basta, ragazzi. Almeno fatte 6 non fa niente. C'ho troppo compenso sull'altra gamba. Ok,
Per continuare. Oh. Tutti vedete un'asimmetria, non vi preoccupate, non è silenzio l'unico. Sì, ne ho fatte 6, ma mi fermo qui, non fa niente. Allora, volevo le ginocchiere. Per levare le ginocchiere bisogna ribaltarle. Ok? In questo modo. Faccio vedere. Bisogna buttarle subito così. Secca così. E poi si tolgono da sotto. Ah, sono stanco. Faccio un po' di curl, casomai, non rompete i coglioni con le esecuzioni. Ok, questi li mettiamo a asciugare fuori. Fatemi prendere fiato un attimo, intanto rispondo a qualche domanda. Certo, la mia quest'ora non è il top per me. Qual è il cognome di Totti? Ma che domanda è? Ginocchiere SBD su Powerlifting Shop sono tutte uguali? Sì, non cambia niente. Mo' magari ci saranno quelle da CrossFit che saranno un po' più morbide, ma sostanza, ragazzi, sono ginocchiere, non è che possono fare chissà cosa rispetto a una fascia per le ginocchia. Quindi comprate sempre il modello, quello classico. Lasciate perdere tutti gli altri. Non cambia niente tra l'edizione limitata e quelle normali nere e rosse. Quindi prendete il colore che preferite voi. A parte mi sto pensando a fare le scarpe se poi devo fare. Sì, solo di carle, me le levo. Sto scalzo che è meglio. Ci le buttiamo lì. Un saluto da Ascoli Piceno. Sei vicino casa allora? Ma fai una pernacchia tu ora per favore. Domingo ci insegni a mettere il preservativo. Ma chi l'ha mai usato? Se stai così, lascia perdere, recupera, se no fai peggio. Conosci qualcuno a Milano da cui farsi seguire a principiante? Fabrizio Posca. Anche se non dovrei fargli pubblicità, che è sempre stato un po' cattivello con me. Allora, adesso facciamo un po' di curl. Preferite che faccio il curl col bilanciere Z oppure con i manubri da 22 kg? Cosa preferite? Il curl con... A parte che sono 46 kg di curl oppure 22 kg di manubri per lato. Ditemi voi. No, non ho comprato la BMW, è in leasing. Non sono così scemo da comprare le macchine. Curl Z, ok. Facciamo il curl. Adesso lo prendo. Sono 46 kg perché sono 20 le manubri, 20 dischi per lato, più ci sta una sbarra che dovrebbe pesare 6. Adesso l'appoggio qui, preciso. Oh. Così c'ho pure l'appoggio per il curl. Questa la togliamo. Mettiamo qua. Facciamo anche il curl, mo. Troppo peso. E non lo so, ragazzi, io non faccio il car di solito. Può essere poco, può essere troppo. Ora ne farò 8 al massimo, un po' slanciate. Quindi sguardo verso l'orizzonte, non basso né troppo alto, giusto? Ma potete anche guardare il battiscopa. L'importante è che non vi guardate i piedi, perché se voi guardate in basso, tendete a inclinarvi in avanti. Perché il corpo segue sempre la vista.
Stasera Pippa? Già fatta qualche ora fa. Fai lo stretching dopo un esercizio, aumenta la massa muscolare? Mai non lo farei. Attivo o passivo? Ma in che senso? Io sono una persona attiva, però il leg drive lo uso passivo. Per te il BB è uno sport o una disciplina? È un concorso di bellezza, non è uno sport perché non c'è una prestazione. Decide un giudice senza nessun criterio. Scusatemi, gratto i coglioni perché c'ho un prurito. Come si prendono le misure per scegliere la taglia delle ginocchiere? Io mi metto anche la XS, vi dico solo questo. Però se avete un polpaccio grande, tenetene conto. Stasera fa caldo? Ma neanche tanto, sinceramente. Adesso aumento giusto il ventilatore per avere un po' più aria. Facciamo questo curl, prenderò una presa, penso, medio stretta, non lo so. Pugno qui. Domingo, ti piacciono i trans? No. Domingo, quando consigli di cominciare la presa mista nello stacco? Appena vi cede la prona. Ecco qua, 46 kg. Perché non le piacciono i trans? Perché le piacciono le donne e donne. Diminuisci il peso, no, non mi va a riscaricare. Il BB è come Miss Italia, esattamente. Gomiti più avanti del bacino e diminuisci il carico. Non diminuisco il carico, non voglio togliere 20 kg. Voi non volete capire una cosa, io non ci voglio riscaricare i dischi. Per cui mi allenerò in eterno con una base di 46. E al massimo aumento. Domi, io abito in Abruzzo. E perché non sei venuto a trovarmi ancora? Troppo leggero. Troppo pesante, troppo leggero. Decidetevi. Tanto però il bicipite si sta pompando. Ah. Piramidale per aumentare la forza in panca, può andare bene? Sì, se tieni un buffer su tutti i passaggi. Io abito a Savona, quindi conosci Silvietta Fit? Ascoli Maggiore San Benedetto. Vabbè, io non è che sono pro o contro una delle due città, eh. Alla fine è solo una questione calcistica perché si odiano. Chi è lo youtuber con il miglior fisico? Ma bisogna vedere che canone intendete per miglior fisico. Se è più definito, più grosso, più da bodybuilder. Sinceramente, se è dop, pizza all'uva o senza pizza all'uva. Facciamo la prossima. Non lo so la circonferenza petto, non l'ho mai misurata. Farò un 3x10 con sto peso, poi farò un po' di manubri, giusto per variare. Come mai non c'è più la tua famiglia con te? Perché la mia ex mi ha lasciato e basta. Questo. E quindi i bambini vanno con la mamma. Troppe ripetizioni. Domingo, sei attivo o passivo? Ma cosa? Maurizio, in che cosa? Posso essere passivo in una cosa e attivo in un'altra. La schiena, non devi muoverla. E allora mi appoggio al muro. Mentre fai il card, devi urlare Arnold, Arnold, Arnold come Lou Ferrigno in Pumping Iron. Che fine ha fatto Ado Gruzza? Che senso che fine ha fatto? C'è sempre stato.
l'utilità di questo car si può chiamare così è pari a zero. E sti cazzi? In tutte le dirette con Calisthenic Brain, chi è quello che hai stimato Beltrame? Forse Chiozzi. Palmieri, Palmiero e Chiozzi. Grandissimo coach, ti vedo in formissima. Lo so. Allora, facciamo una terza serie. Sti cazzi di haters. Daniele Palombo, Domingo, oggi per curiosità ho provato il triplo fermo nella panca, vado meglio del fermo classico. Eh? Che bella roba, eh? Tutta roba che io ho divulgato gratuitamente. Il motivo per cui non si trovano 29 è perché in Italia, chi li produce in Italia? Non esiste il bilanciere 29, devi importarlo dalla Cina. Ecco il motivo. Yes. Finito, facciamo i manubri adesso. Mangi anche tu gli orsetti gommosi alla Schiraggi come pre-workout, oppure meglio il caramel. Ma io ho visto dei powerlifter ieri in gara mangiare gli orsetti, voi ci scherzate? Tra una prova e l'altra, non so perché. Qualcuno magari me lo può spiegare. Ah, mamma mia, stonato mi prude. Polpacci mondiali. Marco dice che vai a trans. Mamma mia. Marco dice un sacco di fesserie, ragazzi, perché io me lo... perché è un boccalone. Tutte le volte che io parlavo lui abboccava. Lasciamo perdere. Dovete filtrare tutto quello che vi dice lui. Basta parlare di Marco. Faccio i manubri. Faccio con 22 kg per lato. Mettiamoli qui. Sperando che stiano fermi. E infatti no. L'orario di solito mattina a quest'ora. Per me è sfiancante questo orario, ma lo faccio per voi. Però non posso fare tutte le live in allenamento. Prossima live, magari sono altrove, chi lo sa. Yusuf o Perazzuolo? Ma dico Perazzuolo perché è italiano, mettiamola così. E perché mi segue su YouTube. C'ho sete, vado a prendere l'acqua, scusate ragazzi, un attimo. Mi sto solo scaldando. Buongiorno, buonasera, Marco PT. Ti piace la medicina, eh? Ti piace l'acqua, eh? Dov'è l'acqua? Mannaggia l'acqua. Non c'è una Coca-Cola da qualche parte? Ma la frega mio fratello. Questo latte fresco mai bevuto. Bevo un po' di latte fresco. Eccoci qua. Scusate l'attesa. Ah, ma io non ho ancora scaricato il bilanciere, ma che ci penso. Qual è il momento della giornata in cui ti senti più forte? Direi decisamente dopo il primo pomeriggio. Anzi, no, tardo pomeriggio, direi. Perché è l'orario in cui mi alleno di solito. Se il vostro corpo si abitua ad allenarsi sempre allo stesso orario, è quello che magari per voi più favorevole. Tipo una gara, se viene spostata la mattina, io rendo meno. Anche se la mattina teoricamente a volte mi sembra di stare più acceso, ma sto anche più meno mobile, no? Perché comunque siete appena svegliati, siete tutti un po' più contratti, meno sciolti, invece magari pomeriggio siete un po' più rilassati e
e vi muovete meglio. Oh. Adesso faccio i manubri alternati in rotazione con 22 kg. Tosta, eh? Proverò a fare un 4x8, quindi 16 ripetizioni totali. Rispondiamo a Christian perché mi ha rotto le scatole. Come migliorare la verticalità nello squat low bar, soprattutto ad alti carichi, per quanto sia possibile? Allora, low bar, se vi mettete troppo aperti, piacere vi scivola. Per cui vi potreste ritrovare a fare in questo modo. Piuttosto che inclinarvi, create una base di appoggio sopra e cifotizzate, così la zona del low bar, che era più bassa, si appiana e così rimanete verticali, se ve lo potete permettere, ovviamente. 22 kg manubri, un 4x8 az. Proviamo, non lo so. Magari slancio troppo. Vediamo un po'. No, sono leggeri. Altro sono troppo grossi, sono scomodi. È abbastanza facile, devo dire. Eh sì, sono enormi, fai solo brachiale praticamente. Cifotizzando non aumenti il carico sulla colonna, rompendo la sua neutralità? No, perché la colonna che ci interessa è la parte bassa, non la parte alta. Fatevi troppe pippe vi fate voi. Secondo me è un po' ridondante fare la stessa versione dell'esercizio prima ma con i manubri. No, perché prima praticamente stavo così. Adesso sto martello e rotazione e alternando. Non è la stessa cosa. Con chi vorresti fare la fusione? Ma non lo so, non sono uno che va a prendere modelli altrui. Uno che abbia le mie stesse caratteristiche o qualcosa che a me manca. Non ti stufi allenarti sempre uguale? È certo che mi stufo, ma che devo fare? Come avete detto voi, è il mio lavoro, no? Non posso cambiare. Nessuno gareggia ai bar? Sì, qualcuno gareggia ai bar. Chi non ha molta mobilità, chi ha fastidi. Però non paga. Cioè non paga a livello, forse anche attrezzato ai bar, perché col corpetto è molto difficile, già vi chiude di suo. Allenare gli addominali obliqui renderebbe il girovita più largo? Ma no, ma cos'è queste stronzate? Fai la fusione con Marco PT, così ci può guadagnarci solo lui. È come Goku che si fa la fusion con Mr. Satan, per farvi capire. Ok, seconda serie. No, powerlifter più bella, Rouge Valentine esclusa. Che bastardi. Allora, tempo fa, anni fa avrei detto Chiara di Trani, ma oggi, mannaggia, mi prude il naso. Oggi ce ne sarebbero parecchie, sinceramente, che direi. Non ce n'ho una in particolare. Ma come è uscita fuori sta Valentina Rogue nella chat? Non è una powerlifter lei, non gareggia. Fatemi capire. Io direi Susanna Nucci. Nanucci. Beh, lei è abruzzese, già che è vicina, ma non la metterei tra le più belle. Però è una bella ragazza, sì. Mi prude il petto. Sembra
Stanno salendo gli estrogeni. È andato via l'audio. Come no? Via l'audio. Si sta scaricando? No, no, c'è l'audio. Mi fate prendere i colpi, ragazzi. Porta il manubrio verso l'esterno e il gomito all'interno, attaccato al fianco. Così. Ma i complementari li fai solo perché è estate e vuoi andare in spiaggia? Ci hai azzeccato. Ah, le tre powerlifter più belle avevi scritto, no? La prima. Ah. Valentina Barbie è buona. Valentina Barbie è... Per me era più bella quando era più magra, secondo me. Adesso è un po' troppo fuori categoria. La Garbaccio, non so, viso anonimo. Sta meglio riccia, devo dire. Sto lato B c'è, cioè, non c'è, non ha seno, però c'è un bel fondoschiena, però non è una powerlifter. Di dove sei nelle Marche? Sono di San Benedetto del Tronto. Allora, facciamo l'ultima serie, eh? L'ultima, e poi direi di staccare la live. Quanto tempo è passato? Così vado a fare i programmi, ragazzi, che sto indietro. Sono stanco da oggi che viaggio. Sono 2 ore piene. Direi che tra un po'. No, no, non ci sono zanzare ancora in questo periodo. Poi non è che abbiamo i laghi, i fiumi, non c'è niente, tutto cemento. Cemento e erba. Finito. Mi sono fatto la mia dose di bicipiti giornaliera. Ok. Qua c'è una struttura per i dips, mai usata. Uso come portadischi. Cosa ne pensi di Flavio Raponi? Pensi che faccia uso di qualche sostanza? Ma penso che lui abbia un bel canale. Con un bel engagement, devo dire, molte visualizzazioni. Ci sa fare, sicuramente sa il fatto suo. Ciao Neym, ciao Carlo Calò. Fai paura? Io con te non litigo. Fai bene. Vabbè, ragazzi, io ho finito, per cui direi che possiamo finire qua, no? Faccio un po' di stretching, dai, giusto per voi. Faccio un po' di... che tanto che non lo faccio, quindi abbasso un po' la videocamera, così vedete un po' la spaccata, anche se non riesco a farla tutta. Abbassiamo un po'. Ok. Solitamente per fare stretching faccio prima piedi uniti. Cerco di toccarmi le punte a toccare per terra in questo modo. Ci sto più o meno 1 minuto, 2 minuti, giusto per sciogliermi un po'. Respirazione normale, espirate e inspirate. Dovete buttare fuori aria per il maggior tempo per cui la prendete, così rilassate la muscolatura. Prima contraete e poi la rilassate. Mano a mano che respirate, noterete che il muscolo si allunga e si scioglie, e mano a mano potete avanzare di ROM, di range of movement. Come cazziano per l'inglese pure. Faccio un po' di serie così e poi dopo passo a fare le gambe. Un ragno sta salendo la parete, attenzione. Ah, a me piace scrocchiarmi appendendomi la barra a peso vuoto. Scrocchio un po' così la schiena. Ok.
La forma del bicipite è buona, non mollare. Cosa ne pensi di Southern Barbell? Ma sono un branco di pettegoli. Cosa ne pensi del Carlo a martello? La versione semplificata del Carlo. Ci carico molto di più. Ti vedo subito dall'inizio. Saluti dalla Bosnia Erzegovina. Prossimo video recensione? Non ho intenzione di farne, ragazzi, perché sto sempre in viaggio ultimamente. Quindi farò due video. L'Amarcord. E farò il video della gara di Menoncelli, basta. E continuerò con le live fino a fine mese. Quindi sto giro poca roba. Ho deciso di prendermi un po', diciamo, una piccola pausa. Anzi, forse assumerò anche uno che fa editing. Dovrebbe iniziare al prossimo fine mese, così magari velocizzerò anche il lavoro. Non mi faccio crescere la barba perché fa molto contrasto con la pelata, non mi piace. Preferisco, mi fa sembrare anche più giovane senza barba. Allora, continuiamo con la sessione di stretching. Mettiamoci di lato, così vedete la gamba. Stretchiamo un po' il femorale. Ok, hai un tricipite ala brutto? Che senso? Quel rumore erano le articolazioni? Probabile. Ma Savio, niente video? Ultimamente niente video, non me li manda più, non so che gli ha preso. Però rinnova, vabbè, contento lui. Se non dovesse migliorare, almeno ho la scusa. Allora, adesso farò una, diciamo, semi spaccata. Mettiamo la bottiglia qua. Cacchio che arco hai. Domingo, quando la creiamo, no? Federazioni di powerlifting con controlli antidoping a manetta e tu, presidente onorario esecutivo? Ma quando mai? Ma chi c'ha voglia, ragazzi? Ma sapete quanta organizzazione ci vuole per fare una cosa del genere? Voi non vi rendete idea. Juan Carlos è simpatico, odioso da come ne parlavi nei video, sembra una persona odiosa. Beh, diciamo che è un po' tutti e due, a volte è simpatico, a volte è odioso. Io all'inizio ero amico suo, fintando che non eravamo rivali, e poi dopo però. Notte domingo, alla prossima me ne vado a fare una pelle, vado a fare una pelle, una pella, se mai si dice. Ti hanno fatto una frecciatina sulla circonferenza del quadricipite in una recensione. In che senso? Dove? Poli Grande Garona. Ma semmai Minoncelli. Ti stai preparando per settembre? Ma sono sempre sotto preparazione. Prova a fare un backflip. No, assolutamente. Che BF hai ora? 20-21%. Ma comincerò a scendere. Allora, vediamo un po' se riesco a fare una cosa. Allora, c'ho sto naso che mi prude e non riesco. Allora, ecco, mi metto così, così sto appoggiato e c'ho scarico, posso scaricare un po'. È vero che da grossi si rimorchia di più? Se ci sai fare, sì. Come sei visto nel mondo del pavo italiano? Abbastanza spaccato. C'è chi mi odia e chi mi ama. Esci il petto. Van Damme. Se esco il petto, poi dove metto il microfono? Se conosci qualcuno che ha avuto problemi di tendinite al quadricipite, come ha risolto? Ma qualunque problema che si può risolvere col fisioterapia. Voi non dovete sottovalutare un bravo fisioterapista quello che può fare e quello che a me mi ha fatto. Ok? Ah, non riesco ancora a stare senza braccia. Si può partecipare a una gara senza un coach, senza una squadra? In certe federazioni sì. In FPL senza una squadra non si può gareggiare.
Quindi no, faccio sempre così per sciogliere il quadricipite. Ti mancano solo 20 centimetri. Di cosa? Ah, per tornare a toccare a terra. Beh, ma mo piano piano arrivo a quasi un palmo da terra. Quanto dormi a notte? La settimana che sono partito ho fatto di media 4-5 ore. Infatti, sono arrivato a fine settimana che ero biocco. Poi l'ultimo giorno ho dormito meglio, perché non c'avevo più appuntamenti mattutini per svegliarmi presto. Sì, nello stretching più o meno tenete dei tempi per cui non vi fa troppo male, mano a mano perché mi allungate, e farò un minuto, un minuto e mezzo tra una serie e l'altra. E mano a mano scendo sempre di più. Come va con il tuo combattimento contro il tartaro? Devo andare a fare la pulizia dei denti. Domingo, come spieghi il fatto che la presa inversa nello stacco per me è tutto scomoda e non riesco a utilizzare? Fai l'uncinata, qual è il problema? Non la spiego, c'è chi gli sta bene e chi no. Ed manca proprio un palmo di mano. Cosa ne penso del Green Pass? Una puttanata. È come una legge razziale. È il tempo di Hitler. Cosa ne pensi del giugno di quest'anno? Di quest'anno i livelli stanno aumentando di brutto, a prescindere da tutto. O sta aumentando i dopati? No, secondo me sta aumentando il bacino di raccolta e quindi aumentando il bacino di raccolta c'è più gente fenomena che si scopre. È questo quello che penso. Matteo Moretto, secondo te è un ottimo atleta? Ho visto che è forte in molti esercizi. Beh, lui è molto corto, quindi può spaziare in parecchie discipline. Certo che è molto forte. Ti farai il vaccino? No, Valeria, non me lo faccio il vaccino. Perché me lo devo fare? Per fare vedere che anche Domingo si fa il vaccino così tutti seguono a me? Fai stretching per i quadricipiti? Lo sto facendo adesso. È importante aumentare il carico per crescere muscolarmente? Beh, ovvio. I muscoli per il nostro corpo sono zavorra. Per quale motivo non dovremmo aumentarli? Dobbiamo dargli un modo per crescere, un motivo, no? Ok, faccio l'ultima e poi spegniamo la live. Conosco Corrado Siracusa, sì. Come va con le ragazze? Siamo in stallo alla messicana. Domingo, devi mettere tu la musica dopaminica di Master Wallace. Se mi dite qual è, la metto con Spotify. Master Wallace ha fatto la frecciatina, ma che palle, non c'ho più voglia neanche di parlare di Master Wallace. Ormai non mi cago più nessuno, ragazzi. Non ho neanche più tempo per rispondere a tutti, devo dire la verità. Comincerò a diventare come quegli youtuber stronzi e aristocratici. Ma ho capito perché diventano così. Perché come mano a mano che sale il livello, hanno sempre meno tempo per rispondere a tutti. Quindi non è tanto cattiveria. Poi alcuni lo fanno apposta. Carico, carico, carico. Ho già parlato di Corrado in un video. C'è una puntata di Amarcord che parla di quello. Diventerai come Ferlito? No, Ferlito è scarso. No, io non lo so. No, non è che non voglio rispondere più a nessuno, è che mi annoiano certe ragazzi, mi fate sempre le stesse domande, mi annoiano. Ve ne dico alcune. Come faccio a diventare più forte in panca? Perché faccio solo 100 di panca? Perché questo? Perché quello? Mi sento come Will Hunting, Genio Ribelle, no? Sapete la scena in cui Matt Damon deve risolvere l'equazione al professore e si annoia perché per lui sono cazzate, mentre per il professore sono cose che ci ha messo anni per capire, no? E lui va là, brucia l'equazione su che aveva risolto e dice: ma ti rendi? Ma, e gli dice: ma lo sai quanto è facile per me fare questa cosa? E il professore dice: vorrei che tu non fossi mai esistito. Mi sento un po' così a volte, come se per me queste cose che per voi sono oro colato, per noi del nostro ambiente, sono cose che sappiamo da sempre, quindi
A volte mi stupisco che devo rispondere a certe domande e sembra che, non lo so, ho risolto un'equazione difficilissima. Che devo dirvi? Credi che ti potrai innamorare nuovamente? Ma certo, perché non dovrei? Anche perché il pilastro amore è l'unico che è attualmente molto basso, quindi basta un attimo, così, come l'aria che entra in un vuoto d'aria. Grande Domi, sei esploso dall'anno scorso YouTube, ti seguo dal tuo tutorial dello squat 3 anni fa. Grazie, molto fedele devo dire. Sì, dicevo Ferlito per il fatto che diventi snob, non per le prestazioni. Ma snob non è che divento snob, è che magari non potrò rispondere a tutti, capito? Sumo con braccia corte, già per il fatto che io nelle mie live sono molto attivo con voi. Ecco, rispondo a quel tizio che diceva attivo o passivo, sono attivo. Cerco di rispondere a tutti. A me fa piacere che condividere le cose con voi, però poi io sono uno che va stimolato. Se non vengo stimolato dalle domande, poi mi annoio. E quando ricevo domande stupide, domande sempre che ne pensi di, che ne pensi di, mi rompo i coglioni. E quindi, se volete la mia attenzione, cercate di stimolarmi. E io comunque sono un drogato di input, sono drogato di stimoli. Io non posso vivere una vita monotona e ripetitiva. Mi spegne. Ok? Ok, niente domande. Sto soffiando sul microfono, scusate. Comunque, la flessibilità l'ho sempre mantenuta perché quando facevo box thailandese io volevo dare i calci come Van Damme, quindi ho cercato sempre di mantenere questa flessibilità, almeno per quanto riguarda la spaccata frontale. Non che mi serva nel powerlifting, però ho sempre pensato, metti che un giorno devo cacciare in testa qualcuno, anche se non succederà mai. Vabbè. Vabbè, io direi ragazzi di finirla qui, anche perché sono le 11. I bambini devono andare a dormire. Vi ho fatto vedere tutto il mio allenamento di squat e panca del lunedì, una sessione di complementari di Carl. Vi ho fatto vedere anche lo stretching. E adesso direi che possiamo andare, no? Mi metto come Marcon, mi metto così, attaccato così, così sembra che la spalla è enorme e il bicipite è grosso. Ok, ragazzi, direi che possiamo andare. La barbetta mi servirebbe pure. Sei un secco di allenato. Cazzo, questa è brutta. Vabbè, dai, allora, ci vediamo in settimana per il video su Meloncelli, la gara, come al solito la farò tipo a Marco racconto. Non farò un racconto della sua storia perché già l'ho fatto, quindi mi concentrerò più sulla gara sua, metterò anche spezzoni della cena, quindi sarà abbastanza un non dico un vlog, ma quasi. E poi a seguire l'Amarcord, che è successivo alla gara di FIPE che ho fatto vedere. Parlerò della gara attrezzata Coppa Italia 2016 di ottobre, in cui farò dei PR storici, e sarà anche la mia ultima gara attrezzata completa. Quindi rimanete sintonizzati, in settimana uscirà uno, poi l'altro, e poi ripartirò forse di nuovo e farò una live in trasferta, magari di nuovo in Svizzera, chi lo sa. Ci ho preso gusto. Quindi un saluto e alla prossima. Buonanotte a tutti.